oggi del passato e del futuro dell'universo, che insomma è un compito arduo e cercherò di fare quel che posso. Ringrazio gli organizzatori perché essere qui in una manifestazione così interessante è sempre un piacere e soprattutto ringrazio voi, soprattutto voi giovani che siete venuti a sentire argomenti che spero vi affascineranno un po'. Allora, perché passato e futuro dell'universo? Perché sono due cose tutte e due interessanti, però bisogna dire subito che non sarà facile studiare queste due cose, soprattutto che si dovranno usare due metodi diversi. Perché il passato dell'universo noi lo possiamo osservare direttamente. Cioè noi possiamo ricevere immagini di come era fatto l'universo nel passato. E quindi bisogna essere bravi, bisogna costruire strumenti particolari, però insomma abbiamo delle informazioni dirette che vengono dal passato, anche lontanissimo, anche miliardi di anni fa, e che ci dicono che l'universo a quell'epoca era fatto così. Il futuro è diverso, il futuro non abbiamo la possibilità di ricevere informazioni dirette e quindi dobbiamo usare quello che capiamo su come funziona l'universo, studiandone il passato, perché l'universo ha una sua vita, ha una sua evoluzione, ha una sua dinamica, e studiando bene il passato e vedendo quali sono questi modi di evoluzione dell'universo, estrapolare al futuro, che è sempre una cosa pericolosa. Quindi più futuro remoto e più sarà difficile essere precisi su cosa succederà. Però ci proviamo perché sia il passato che il futuro ci interessano. Quindi questo discorso si basa su queste due cose, il passato, il futuro, come si fa a studiarli. Partiamo dal passato. Il trucco è questo. La luce, che è il nostro portatore di informazioni fondamentale, noi quando guardiamo il mondo lo guardiamo con gli occhi per prima cosa, e quando guardiamo l'universo riceviamo luce che ci viene dagli astri. La luce che viene dal Sole viaggia per 149 milioni di chilometri, questa è la distanza tra noi e il Sole, ci mette 8 minuti e arriva a noi. Quindi quando noi osserviamo il Sole, magari se lo guardiamo dobbiamo proteggerci, ma questo è un altro discorso, e vediamo come era fatto 8 minuti prima. Perché l'immagine che è partita 8 minuti fa arriva solo adesso. Okay? Il Sole è una delle tantissime stelle, circa 200 miliardi, che compongono la nostra galassia. E le altre stelle sono più lontane dal Sole, anche molto più lontane dal Sole. Se qui guardate questa immagine, che è un campo di stelle vicino al centro della nostra galassia, nella direzione del centro della nostra galassia, si vede che di stelle ce ne sono veramente tante, si vede che non sono tutte uguali, che hanno colori e brillanze diverse. E queste stelle, la maggior parte di queste stelle, dista qualche migliaio di anno luce, cioè la luce arriva oggi, ma è partita migliaia di anni fa. Quando Galileo nel 1609 per la prima volta si rende conto che la Via Lattea non è polvere di luce, ma è fatta di innumerevoli stelle, e insomma si traspare da quello che scrive una grande emozione. Forse non si rendeva conto di essere il primo uomo a fare davvero archeologia dell'universo, cioè vedere luce che era partita migliaia di anni prima. Nell'universo di galassie come la nostra ce n'è diverse, molte, moltissime. La più vicina, una delle più vicine, è la galassia di Andromeda. E la luce che arriva oggi dalla galassia di Andromeda ha impiegato circa 2 milioni di anni a arrivare. Quindi noi vediamo adesso come era fatta Andromeda 2 milioni di anni fa, quando l'Homo sapiens sulla Terra ancora non esisteva. E
E ci sono galassie molto più lontane di Andromeda, ci sono galassie che si trovano a 1 miliardo di anni luce di distanza, ci sono galassie che si trovano, ecco, questo è un'immagine fatta con il Hubble Space Telescope, il telescopio più potente che abbiamo a disposizione per osservare l'universo lontano. Quelle che vedete, ciascun puntino luminoso in questa immagine, è una galassia, non sono stelle. Stiamo guardando una zona, è un francobollino minuscolo di universo, il nostro sguardo passa tra una stella e l'altra della nostra galassia e guarda la luce che arriva da galassie lontane. Ognuna di quei puntini luminosi, anche il più piccolo, contiene centinaia di miliardi di stelle. E come vedete ci sono galassie più vicine, delle quali che appaiono più grandi perché sono più vicine, e delle quali possiamo studiare addirittura la morfologia, possiamo vedere come sono fatte, il dettaglio, ci sono, vedete, oggetti a spirale, vedete galassie ellittiche e così via. Quando questa è una galassia a spirale, questa è un'altra, ci sono galassie di tutte le forme, questa è un'ellittica, e ci sono galassie minuscole, non perché siano intrinsecamente più piccole, ma perché sono troppo lontane per riuscire a distinguere i dettagli. Prendete una monetina da un euro, la guardate qua, è bella grossa, la guardate a 1 chilometro di distanza, diventa molto piccola, a 5 chilometri di distanza diventa più o meno delle dimensioni delle galassie più lontane che riuscite a vedere qua. Quindi a seconda della distanza un oggetto appare tanto più piccolo, e in questa immagine si vede che ci sono galassie distantissime, la più distante ha una distanza, la luce che è partita da quella galassia ha impiegato circa 11 miliardi di anni per arrivare fino a noi. E guardate che la luce viaggia veloce, la luce viaggia a 1 miliardo di chilometri all'ora, quindi, eppure ci mette 11 miliardi di anni per arrivare, quindi è veramente incredibilmente lontana. Bene, queste sono immagini del passato dell'universo, cioè quando guardiamo una galassia la cui luce ha impiegato, ecco qui, 13 miliardi di anni, vuol dire che stiamo vedendo l'universo, cercare di capire e di ricevere segnali dalla materia che poi formerà le galassie. C'è speranza di farlo? In effetti sì. Perché l'altro fatto fondamentale dell'universo che osserviamo è la sua espansione, è il fatto che la distanza tra le galassie piano piano aumenta. Tutte le distanze tra le galassie aumentano lentamente. Ci mettono miliardi di anni per aumentare in modo apprezzabile, però lo fanno. E quindi viviamo in un universo che si espande. Se si espande, cioè vuol dire che le distanze aumentano lentamente nel tempo, si deve raffreddare. È un'esperienza comune che un oggetto che si espande in modo adiabatico, si dice, vuol dire isolato dal resto, si raffredda, voi prendete il compresso, aprite la valvola, il gas esce violentemente e la valvola si raffredda. L'universo si espande adiabaticamente perché è isolato dal resto, non c'è un resto. E quindi si deve raffreddare, quindi in passato doveva essere più caldo di adesso. E quindi questa nostra idea di guardare il passato remoto dell'universo guardando oltre le prime galassie ci porta a pensare che dovremmo osservare una fase dell'universo in cui l'universo era molto caldo. Quanto caldo? Dipende da quanto indietro nel tempo andiamo. Quanto più lontano e quindi indietro nel tempo andiamo. Un universo iniziale doveva essere estremamente caldo perché era estremamente denso, poi si è rarefatto e si è raffreddato gradualmente. Ecco, lì in quella immagine, ci sono due immagini in questa slide, quella sopra mostra la superficie del Sole, un pezzettino di superficie del Sole. Cos'è il Sole? È fatto da è una sfera di gas incandescente, molto caldo, la superficie si trova a circa 5700 gradi, e invece l'interno si trova intorno a 12 milioni di gradi.
quindi insomma non è tutto alla stessa temperatura. Abbiamo la superficie, la luce parte dalla superficie del Sole perché l'interno del Sole non è trasparente alla luce, parte dalla superficie del Sole, si per 8 minuti e arriva a Terra e, noi... e ci porta immagine come era del Sole 8 minuti prima. L'immagine di sotto è l'immagine della materia di cui vi parlavo, la materia che è talmente lontana che noi la osserviamo in una fase in cui non aveva ancora formato le galassie, ma emetteva luce e era un'epoca talmente remota e talmente calda da avere più o meno la stessa temperatura della superficie del Sole, migliaia di gradi. E infatti l'immagine ci assomiglia un po', non tanto, è un po', anche perché questa immagine non è stata ottenuta con un telescopio normale che riceve luce visibile, ma è stata ottenuta con un telescopio per le microonde. E quindi i colori che vedete lì sono dei falsi colori, sono colori un po' più gialli quando vediamo più microonde, un po' più scuri quando vediamo meno microonde. Però insomma non ci sono, non è buio con una sorgente qua, una sorgente là, la materia è ancora diffusa, ci sono zone leggermente più brillanti, zone leggermente meno brillanti. Perché dobbiamo usare le microonde? Perché quando la luce si propaga nell'universo in espansione, cioè in cui tutte le distanze si espandono, anche le lunghezze d'onda della luce che si propaga in questo universo si espandono anche loro. Ora, la lunghezza d'onda cos'è? È quanto frequentemente la luce cambia intensità del campo elettrico. La luce è un fenomeno elettromagnetico, è la propagazione di un'onda elettromagnetica, che ha una certa lunghezza d'onda. Ad esempio, i nostri occhi sono sensibili alle lunghezze d'onda che vanno da 0,4 a 0,7 milionesimi di metro, micron. 0,4 micron noi lo riceviamo con i nostri occhi e ci dà uno stimolo che noi, a cui noi diamo il nome di violetto, mentre 0,6-0,7 micron ci danno uno stimolo diverso che noi chiamiamo rosso. E nel mezzo ci sono tutte le lunghezze d'onda che corrispondono ai diversi colori dell'arcobaleno. Se la luce che si propaga nell'universo aumenta la sua lunghezza d'onda, vuol dire che luce che parte blu può arrivare rossa, luce che parte violetta può arrivare rossa. Ma più tempo si propaga, più nel frattempo l'universo si espande, più si allunga la lunghezza d'onda, e anche luce che parte luce visibile alla fine diventa infrarossa, oppure microonde, oppure radioonde, a seconda di quanto si è espanso l'universo nel frattempo. Se noi osserviamo molto lontano, riceviamo luce che ha percorso molto spazio, quindi ha impiegato molto tempo, quindi l'universo si è espanso molto nel frattempo, e le lunghezze d'onda del visibile, quella luce abbagliante che riempiva l'universo a quell'epoca, è diventata un debole fondo di microonde. Quindi ci è voluto un telescopio speciale, un telescopio per le microonde, per fare questa immagine, e la mappa che ha realizzato questo esperimento ormai quasi 20 anni fa. Per la prima volta con questo esperimento siamo riusciti a vedere com'era fatto l'universo quando era talmente denso e talmente caldo da essere quasi opaco alla luce. È l'immagine più antica che si può osservare dell'universo. Perché vedete questo oggetto strano? Perché le microonde non passano facilmente attraverso l'atmosfera terrestre, perché c'è il vapor d'acqua. Quando voi accendete un forno a microonde, un'operazione che facciamo spesso, mettete un bicchiere pieno d'acqua nel forno, accendete il forno, l'acqua si scalda e il bicchiere no. Perché? Perché le microonde prodotte dal forno, nel forno c'è un klystron che ha una frequenza di circa 2 GHz che interagisce con le molecole dell'acqua e le fa vibrare e l'acqua si scalda. Questo vuol dire che i fotoni di microonde prodotti dalla sorgente vengono assorbiti dall'acqua. La nostra atmosfera terrestre è piena di vapor d'acqua e i fotoni debolucci che vengono dall'universo primordiale vengono assorbiti da quell'acqua lì e non arrivano fino a Terra. Quindi se si vuole fare la misura, il nostro telescopio, uno, deve essere sensibile a microonde e non alla luce visibile, due, lo dobbiamo portare al di sopra dell'atmosfera terrestre
perché così potrà ricevere i fotoni de Bolucci che vengono dall'universo primordiale. E qual è il modo più semplice e più economico per mandare un telescopio che pesa un paio di tonnellate al di sopra dell'atmosfera terrestre? È usare un grande pallone stratosferico. Quello che vedete lì è un pallone, cioè una busta di plastica molto grande. La plastica è molto sottile, più o meno come quella dei sacchetti della spazzatura. Ha un diametro, quando è gonfio, di circa 80 metri, contiene 800.000 metri cubi di elio. Quindi, riempito di elio, il pallone porta lo strumento a una quota di circa 40 km, molto più in alto di dove volano gli aerei, e dove i vapor d'acqua non ce n'è più. E quindi può fare il telescopio le sue misure automaticamente e realizzare la mappa che vi ho fatto vedere. Quella mappa è stata importante perché era la prima che faceva vedere un pezzettino, circa il 4% di tutto il cielo, ricevendo luce che viene da talmente lontano da essere diventata microonde. Ma a questo punto, una volta dimostrato circa 20 anni fa che questa cosa si poteva fare, l'interesse è stato recepito dalle comunità scientifiche e dalle agenzie spaziali di mezzo mondo e si sono fatti degli esperimenti più importanti di questo, più avanzati e più costosi, cioè il telescopio è stato portato molto lontano non solo dall'atmosfera terrestre ma anche dalla superficie della Terra, che emette molte microonde, quindi dà un po' noia alle misure comunque. Questo satellite, il satellite Planck dell'Agenzia Spaziale Europea, è stato lanciato nel 2009 e ha prodotto mappe dell'universo primordiale in tutte le direzioni, cioè su tutta la sfera celeste. E ha confermato quello che si era visto su un pezzettino della sfera celeste con l'esperimento da pallone. Tra l'altro sono state usate le stesse tecnologie. Come si fa a ricevere microonde e capire che sono arrivate e quante ne sono arrivate? Il metodo più semplice è usare questo tipo di rivelatore di microonde. Era troppo caldo. La quantità degli atomi si scontrano uno contro l'altro e più è caldo, più velocemente va sempre più lontano. A questo punto si chiede cosa succederà nel futuro. E cambio argomento, perché cambia proprio il metodo di lavoro. Finora abbiamo usato delle osservazioni. Queste osservazioni, se qualcuno è interessato, sono descritte in questo libro, Osservare l'Universo, nel quale con maggiore ampiezza si raccontano le cose che vi ho detto finora. Che cosa succederà in futuro? Allora, questo, noi siamo dei campioni a fare previsioni. Ci piace tantissimo prevedere il futuro, con scarsi risultati. Pensate alle previsioni del tempo, no? Le previsioni per domani sono abbastanza affidabili, per dopodomani un po' meno, tra una settimana poco e tra un mese proprio non abbiamo idea. Okay? Allora pensate a voler prevedere cosa succederà tra 1 miliardo di anni nell'universo, insomma. Sembra un po' così esagerato, però in realtà bisogna vedere. Qui in cosmologia non ci stiamo preoccupando della singola stella o della singola o del singolo essere vivente, atomo dell'universo, ci stiamo occupando al futuro del Sole, la sua stella. Poi parleremo di oggetti più grandi, ma questo ci interessa. E studiando un po' questo sistema Terra-Sole, che il fatto che noi siamo qua e possiamo vivere confortevolmente a una temperatura decente, confortevole, è il risultato di un delicatissimo bilancio tra fattori favorevoli e fattori avversi. Nel senso che il Sole è una stella con una certa luminosità, emette una quantità enorme di watt, una quantità enorme di joule ogni secondo, ok? 10 alla 26 watt, è un 1 con 26 zeri dietro, questo è quello che emette il Sole. Okay? Se fossimo troppo vicini a una
stella così luminosa ci abbrustoliremmo. Mondi come Mercurio o Venere sono molti, molto caldi, dove non c'è vita, per quanto ne sappiamo, perché è troppo caldo. Se fossimo troppo lontani, congeleremmo. Mondi come Marte, Giove, Saturno, sono mondi freddi. Non è solo la distanza che conta, eh? Però sicuramente la distanza è un elemento importante. La nostra Terra orbita ormai da miliardi di anni a 149 milioni di chilometri di distanza dal Sole. Se la nostra Terra assorbisse tutta la luce del Sole, non ci fosse l'atmosfera intorno, se la Terra fosse nera e assorbisse tutto, voi pensereste che diventerebbe troppo calda, invece no, diventerebbe troppo fredda, perché se è nera, oltre a assorbire la luce del Sole, la riraggia molto facilmente. La temperatura media, quindi, guadagnerebbe energia dal Sole, tanta, ma ne emetterebbe tantissima, perché si porterebbe a una temperatura di circa 50 gradi sotto zero, okay, sotto zero, e emetterebbe un mucchio di radiazione infrarossa, okay, che si perde nello spazio e quindi raffredda la Terra di più di quanto non si scaldi. Insomma, si porta, in realtà le due cose si compensano, ma a una temperatura che per noi non è confortevole. Quello che ci salva è il fatto che c'è un'atmosfera e quindi c'è un po' di effetto serra, per cui la luce che viene assorbita dal terreno e poi non viene assorbita tutta, in parte viene riflessa dall'atmosfera, in parte viene riflessa dai ghiacci, dalle zone bianche della Terra. In parte viene assorbita e poi la quantità riemessa viene fermata dall'atmosfera. Cioè l'emissione infrarossa, che tenderebbe a raffreddare la Terra, in realtà non è molto efficiente, perché questa serra ci tiene abbastanza caldi e quindi la temperatura media della Terra in parte viene riflessa dall'atmosfera, in parte viene riflessa dai ghiacci, dalle zone bianche della Terra. In parte viene assorbita e poi la quantità riemessa viene fermata dall'atmosfera. Cioè l'emissione infrarossa, che tenderebbe a raffreddare la Terra, in realtà non è molto efficiente, perché questa serra ci tiene abbastanza caldi e quindi la temperatura media della Terra, è una media tra poli e equatore, è di circa 10 gradi centigradi, okay? Che è confortevole, diciamo. Bisogna stare molto attenti: se noi alteriamo questo equilibrio, che è dovuto all'effetto serra, può succedere di tutto. Se aumentano i gas serra, la temperatura sale, perché l'emissione infrarossa non riesce per niente a penetrare l'atmosfera e quindi la Terra si scalda e non riesce a raffreddarsi efficientemente. Però un po' di effetto serra ci vuole, altrimenti fa troppo freddo sulla Terra. L'altra cosa importante è che dal Sole arriva energia, che è quella che tiene la Terra calda, ma che la possiamo anche usare per i nostri scopi. Tutti parliamo di energia solare e sappiamo che sono circa 700 watt per ogni metro quadro di superficie terrestre. Quindi ogni metro quadro riceve radiazione al Sole come se ci fosse una stufetta accesa. Immaginate una stufetta ogni metro, ecco, questo è quanto ci scalda il Sole. Okay? Noi potremmo convertire questa energia in energia elettrica, risolveremmo tutti i problemi. Ma non è facile, non è efficiente e così via. Però più in generale, la zona intorno alla stella c'è una zona abitabile, una zona in cui c'è acqua liquida, cioè la temperatura è compresa tra 0 e 100 gradi centigradi, e quindi grazie all'acqua è possibile che si formi la vita nel modo che conosciamo noi. Dobbiamo chiedergli com'è che funziona il Sole. Perché produce tutta questa energia luminosa il Sole? Produce tutta questa energia perché il suo interno è così caldo, 10-12 milioni di gradi, che gli atomi, in realtà ormai sono dei nuclei perché hanno perso i loro elettroni, si urtano uno contro l'altro con estrema violenza. Allora, i nuclei sono carichi positivamente. Ad esempio, l'atomo più semplice è l'atomo di idrogeno,
è fatto da un nucleo che è una sola particella, un protone, e un elettrone che gli orbita intorno. Nelle condizioni dell'interno del Sole, l'elettrone si è staccato dal protone e abbiamo protoni liberi ed elettroni liberi. Questi si muovono in tutte le direzioni a caso, ogni tanto capiterà che due protoni vanno a scontrarsi uno contro l'altro, e succede spesso. Allora, che cosa succede quando due protoni si avvicinano? Beh, si avvicinano, ma guardate, i protoni sono carichi tutti e due positivamente, e due cariche dello stesso segno si respingono. Forza di Coulomb, forza elettrica. Quindi, noi pensiamo che nel Sole succeda questo, i due protoni si avvicinano, si fondono. Quando si fondono viene generata energia perché la massa del nucleo che si è formato, un nucleo di deuterio, è inferiore alla massa dei due protoni e l'eccesso di massa viene rilasciato come energia luminosa. Cioè viene rilasciato un neutrino, un positrone e il nucleo di deuterio. Il neutrino e il positrone si allontanano e portano via energia dal nucleo del Sole. E alla fine è questa l'energia che viene trasformata in luce e ci scalda. Questa è l'idea, però c'è un problema. Il problema è che tra i due protoni si esercita la forza di Coulomb, la forza di repulsione elettrica. Okay. E quindi quello che succede è che i due protoni più si avvicinano e più si respingono, e nella maggior parte dei casi non arriveranno mai a fondersi. E allora come fa a funzionare il Sole? Bisogna calcolare quanto è probabile che due protoni con una certa energia riescano a avvicinarsi abbastanza da fondersi. Che vuol dire fondersi? Che quando sono molto vicini, e stiamo parlando di 10 a men 15 metri, quindi veramente una distanza minuscola, allora lì agisce la forza nucleare forte, che è una forza attrattiva che vince la repulsione coulombiana, e quindi i due protoni si legano. Uno diventa un neutrone, diventa un nucleo di deuterio. Ma perché questo avvenga, i due protoni devono riuscire ad arrivare vicini entro 10 a meno 15 metri, veramente tanto vicini. Okay? Se calcoliamo l'energia che hanno i due protoni devono partire con una velocità enorme, se vogliamo che si avvicinino tanto, perché più si avvicinano e più si rallenta, alla fine tornano indietro. Okay? Ma se la velocità è di più, vanno più vicini. Beh, se si fa un conto di questo genere, il risultato è che i due protoni non si fondono mai. Okay? La probabilità è 10 a meno 220, cioè non succede mai. Okay? E questo è stato un grosso problema per i fisici, finché non si è capito che non possiamo ragionare in questo modo. Perché non possiamo ragionare in questo modo? Perché il mondo microscopico è regolato da leggi che sono leggi della meccanica quantistica, sono leggi strane. La meccanica quantistica, ad esempio, ci dice: tu credi di poter dire che quel protone sta in quella posizione a quella velocità? No, non lo puoi fare. Esiste un principio che si chiama principio di indeterminazione di Heisenberg che lo vieta. Puoi dire che velocità c'ha precisamente, allora non sai la posizione. Puoi dire che posizione c'ha, allora non sai la velocità. Oppure puoi dire più o meno in che zona si può trovare e più o meno che velocità c'ha, ma non la sicurezza. Perché questo aiuta a spiegare il problema? Perché se uso la meccanica quantistica non devo più pensare ai due protoni come puntini, ma devo pensare a delle nuvole di probabilità che mi dicono sì, forse il protone è qui o forse è là, certo molto lontano non può essere, qui li ho disegnati un po' con un rosso sfumato, intendendo che dove è molto rosso è molto probabile che ci sia il protone, dove è sfumato è più improbabile. Però non posso dire altro, posso solo dire il protone da qualche parte lì dentro c'è con una certa probabilità. L'altro pure. Allora, quanto queste due nuvole di probabilità si avvicinano,
Che succede? Le due nuvole seguiranno la traiettoria che ho detto prima, cioè non vanno a scontrarsi. Ma quando arriviamo qua, vicino, può capitare che, guarda caso, uno dei protoni si trova vicino all'altro, l'altro si trova vicino al primo e si trovano a meno di 10 a meno 15 metri. Cioè le due nere sono più vicine dei centri delle due sfere. Lì potrebbe agire la forza nucleare forte e quindi avvenire la fusione nucleare. Si può calcolare qual è la probabilità. Nelle condizioni del centro del Sole, questo avviene una volta su 1 miliardo. Cioè, dovete provare 1 miliardo di volte a far scontrare i protoni, una volta si fondono, le altre volte no, se ne vanno per i fatti loro. Okay? Quindi quando dico fattori favorevoli e fattori avversi, il Sole funziona perché una volta su 1 miliardo, invece di andarsene per i fatti loro, i due protoni si fondono. Allora come fanno a produrre tutta questa energia? Perché nel Sole i protoni ce n'è una quantità enorme, gli scontri ne avvengono 10 alla 38 ogni secondo, anzi no, gli scontri ne avvengono 10 alla 47 ogni secondo, e quindi anche se uno su 1 miliardo funziona, vuol dire che ho 10 alla 38 fusioni nucleari ogni secondo, che producono 10 alla 26 watt di potenza, che è quella che ci fa campare, che è quella che riscalda il sistema solare e in particolare la nostra Terra. Allora, se abbiamo capito questo, abbiamo capito che il Sole funziona perché consuma idrogeno, protoni, per formare deuterio. E poi il deuterio si fa altre reazioni nucleari e alla fine si produce elio. Prima ci abbiamo i due protoni che formano un deuterio, poi un deuterio con un altro protone forma un elio 3, due elio 3 si fondono, formano un elio 4 e avanzano due protoni. Vabbè, cose tecniche, però è una sequenza di reazioni nucleari che avvengono tutte nel Sole. Quindi l'energia che viene prodotta dal Sole sono i fotoni e i neutrini che se ne vanno dalla zona del nucleo del Sole. E l'idrogeno, ce n'è tanto nel Sole, ma prima o poi finisce. A forza di fonderlo, poi non se ne trova più. Quando voi partite con la macchina, fate il pieno, andate, il carburante diminuisce, alla fine la macchina si ferma. Quindi a un certo punto l'idrogeno nel Sole finirà. Non si formerà più elio. L'enorme pressione che si genera nel centro del Sole e che contrasta l'enorme gravità del Sole, che ha una massa enorme, finirà e il Sole imploderà. Questo si può calcolare quanto ci mette il Sole a finire il suo combustibile nucleare, e ne abbiamo ancora per circa, diciamo 6 miliardi di anni, quindi non ci riguarda tantissimo. Però i guai cominceranno prima, perché tutta questa serie di reazioni è complicata e in realtà non è stabilissima. Il Sole ha cambiato del 40% la sua luminosità, un effetto serra spaventoso, una temperatura altissima. Che possiamo fare? Possiamo pensare di emigrare, ad esempio andare a vivere su Marte, che oggi è freddo ma a quell'epoca sarà un po' più caldo. Ci abbiamo mandato delle sonde con alterni successi, non c'è vita su Marte, non c'è abbastanza atmosfera, è troppo freddo, non è facile creare un'atmosfera su Marte. Nei racconti di fantascienza, in certi piani a lungo termine delle agenzie spaziali, si parla di terraforming, cioè di processo di formazione di condizioni simili a quelle della Terra, che in teoria è possibile, però Marte è un po' troppo piccolo per mantenere un'atmosfera stabile, insomma. E poi c'è tutto l'enorme problema di riuscire ad andarci, perché un astronauta che non abbia protezioni migliori di quelle che abbiamo adesso e che deve viaggiare per un anno nello spazio per arrivare su Marte riceve più o meno la stessa dose di radiazioni che ha ricevuto un giapponese a Hiroshima. Quindi gli fa male, cioè bisogna proteggerlo l'astronauta, se no, in modo migliore,
bisognerebbe metterci un bel cilindro di piombo intorno, cosa che non si può fare perché l'astronave pesa troppo poi, o una piscina d'acqua, insomma bisogna inventare qualcosa, non è facile. Quindi ci sono problemi di mille tipi e chiaramente c'è chi ci sta studiando seriamente, ma insomma siamo vicini alla fantascienza. Ad esempio, usando una vela spaziale simile a questo prototipo, si può pensare di arrivare a velocità di crociera dell'astronave molto più elevate di quelle che riusciamo a ottenere oggi. Si potrebbe pensare, ad esempio, di emigrare verso altre stelle. La stella più vicina, oltre al Sole, è Proxima Centauri, che si trova a circa 3 anni luce di distanza. 3 anni luce è una quantità spaventosa, sono 100.000 miliardi di chilometri, quindi vi rendete conto, non è dietro l'angolo. Intorno a quella stella orbita un pianeta, ne orbitano forse più di uno, ma ce n'è uno che è abitabile potenzialmente. Quindi ecco, si potrebbe pensare ora all'esplorazione e lo studio dei pianeti extrasolari, è uno dei campi più affascinanti dell'astronomia moderna. Da pochi anni riusciamo a stabilire che ci sono pianeti che orbitano intorno a altre stelle, ne conosciamo circa 3.000 di questi pianeti, che orbitano intorno a stelle che non sono il Sole. Uno, si è capito che ciascuna dei 200 miliardi di stelle della nostra galassia molto probabilmente ha uno o più pianeti, perché ovunque si è guardato con i mezzi tecnologici adatti, lì si sono visti i pianeti. Quindi nella nostra galassia ci sono centinaia di miliardi di pianeti, un certo numero sono nella zona abitabile di quella stella, probabilmente ci sarà anche vita, però a distanze così lontane che è difficile riusciremo ad arrivarci in contatto. Comunque questa è la situazione. Se allarghiamo il discorso, cioè ci chiediamo cosa succederà all'universo intero nel futuro, allora dobbiamo fare queste approssimazioni di cui vi parlavo e capire che l'evoluzione dell'universo dipende da che cosa compone l'universo, cioè qual è la sua composizione, che sembra facile, no? Che noi nell'universo pensiamo alle stelle, che sono fatte di materia normale, come siamo fatti noi. I nostri atomi di carbonio sono stati formati in una stella tanto tempo fa. Quindi materia, benissimo. Poi sappiamo che c'è la luce nell'universo, radiazione elettromagnetica. Quindi materia e radiazione sicuramente ci sono. Come facciamo a stabilire cosa farà l'universo fatto di materia e radiazione nel futuro? Partiamo dal fatto che conosciamo che l'universo si sta espandendo. Continuerà a espandersi? Quello che si è scoperto è che oggi come oggi l'universo sta accelerando la sua espansione. Cioè la velocità con cui le galassie si allontanano l'una dall'altra sta aumentando lentamente nel tempo. Se continuerà così, si espanderà e si raffredderà sempre di più. Siamo sicuri che continuerà così? Per niente. Allora, facciamo un esempio quasi banale. Se noi vogliamo studiare il moto di un'automobile, la dinamica, che è la legge, la parte della fisica che studia il moto, ci dice: devi sapere com'è fatta l'automobile, devi sapere quali forze agiscono sull'automobile, a quel punto riesci a prevedere cosa farà l'automobile, come si muoverà. Schematizzando l'automobile nel modo più semplice possibile, dovrai sapere quanta forza produce il motore che tende a far avanzare l'automobile, quanto attrito producono gli pneumatici che tendono a rallentare l'automobile. Questa forza del motore rimarrà costante, aumenterà, devi dirlo. E poi devi sapere che massa ha l'automobile, perché un'automobile leggera, sottoposta alla stessa forza di un'automobile pesante, accelera di più. F è uguale a M per A, A è uguale a F su M. Se avete una massa grande, l'accelerazione sarà piccola. Okay?
Allora, se pensiamo a come stiamo ragionando, stiamo pensando che dobbiamo sapere quali sono le forze in gioco e di che cosa è fatta l'automobile, in questo caso la massa come prima approssimazione. Per l'universo, le equazioni che regolano la dinamica dell'universo non sono le equazioni di Newton che si usano per la macchina, perché l'universo infinitamente esteso non funziona, le leggi di Newton, dobbiamo usare la relatività generale. Benissimo, però il concetto rimane uguale, bisogna dire quali sono le forze in gioco, e la forza in gioco è la gravitazione, e di che cosa è fatto l'universo, cioè qual è la densità di massa dell'universo e in che forme si esplica questa densità di massa, cioè materia che ha una certa massa, radiazione che ha una certa energia, ma Einstein ci insegna che massa e energia si equivalvono. Se ci fossero solo radiazione e materia normale, le equazioni di Einstein della cosmologia e della relatività generale ci direbbero che l'universo dovrebbe decelerare. E noi troviamo che accelera. Quindi, o non è giusta la relatività, ma funziona in tutti i casi in cui l'abbiamo provata, oppure c'è qualcos'altro oltre a materia e radiazione. Questa è la situazione. Quindi capite che fare delle previsioni in queste condizioni è complicato. Che cosa si può fare? Beh, intanto bisogna conoscere bene l'universo e se lo conosciamo bene, cioè lo osserviamo bene, ci rendiamo conto che oltre alla materia normale e alla radiazione ci sono altre due componenti. Una viene chiamata materia oscura e l'altra viene chiamata energia oscura. Ecco, è già un oggetto molto più complicato. La materia oscura è quella che rende conto della dinamica delle galassie e ce n'è tanta, ce n'è 5 volte di più della materia normale, quindi è roba che non abbiamo mai misurato in laboratorio, ma che è dominante nel computo della materia dell'universo. L'energia oscura è quella strana cosa che fa accelerare l'espansione dell'universo e non abbiamo l'idea di che cos'è. Quindi, volendo essere onesti onesti, dobbiamo darci in realtà. Per quanto riguarda la struttura interna dei nuclei o delle particelle, le leggi che governano queste strutture sono leggi della meccanica quantistica che coinvolgono le forze. Okay. In particolare la forza forze e la forza debole sono le due forze che agiscono a scala microscopica, che tengono insieme i quark nei nuclei atomici e che tengono insieme i nuclei, le particelle più gli adroni, diciamo, all'interno dei nuclei, appunto. Quindi c'è una teoria molto, se vogliamo, complicata, però ha il bel vantaggio di spiegare tanti fenomeni. La fenomenologia delle particelle elementari è stata studiata in grandissimo dettaglio con gli acceleratori di particelle e con queste due forze si riesce a spiegare la fenomenologia, per cui è per questo che noi crediamo all'esistenza di queste due forze. Come con la fenomenologia astronomica siamo riusciti a spiegare, abbiamo richiesto l'esistenza di una forza gravitazionale e crediamo che esista perché vediamo i suoi effetti. Okay? Quindi credo che sia questa la situazione in estrema sintesi. Bene, grazie. Lo placchiamo. Noi possiamo dire che
Ma raga, ma la gente dormiva, ma che è? Ma chi di là è? Infatti volevo dal microfono, ho fatto, vabbè dai, scusate, permesso? Scusatemi. Appena esce, io lo diamo. Molta differenza, cioè che sia molto più grande il quattro orizzonte infinito a rinnegarli a poco.